questo programma è offerto da Tecnocampus. Martedì 5 marzo, buongiorno da Teleprima, benvenute anche oggi a questa rassegna stampa offerta come sempre da Tecnocampus. Anche oggi vediamo che sulle testate nazionali abbiamo tanti fatti in primo piano, in apertura proprio tutto ciò che riguarda il governo a partire dalle spaccature derivanti dalla TAV. Si temeva per una possibile cessione del governo, quindi una caduta del governo, però ovviamente è stata smentita dai diretti interessati. Nello stesso tempo abbiamo anche tanti fatti di cronaca, ma andiamo a vedere subito le prime pagine. Partiamo dal quotidiano di Via Solferino, Corriere della Sera, e vediamo che proprio in primo piano c'è la TAV. Il PD all'attacco dei 5 Stelle, mozione di sfiducia a Toninelli, ma Salvini, il governo non è a rischio. Oggi intanto il vertice sui cantieri a Palazzo Chigi e per Zingaretti è criminale fermare i bandi. E infatti opposizione all'attacco dei 5 Stelle, mozione di sfiducia del PD contro il ministro Danilo Toninelli. Il governo non è a rischio, dice il vice premier Matteo Salvini, oggi vertice proprio sui cantieri. E Prodi dice, dopo le primarie del PD mi sento quasi a casa, la riscossa c'è, il PD ora chiude col passato, mi sento quasi a casa. Queste le parole con cui Romano Prodi ha proprio annunciato la sua volontà di accogliere questo segretario del PD. E ancora vediamo nella parte sinistra della pagina che cosa cambia. A sinistra speranze e illusioni. Dopo tanto cercare un papa straniero, il PD ha scelto il modello del papa buono, anzi del parroco buono. La faccia paciosa e lo stile ecumenico di Nicola Zingaretti sono stati spesso dileggiati in un partito notoriamente non privo di squali. Ma alla fine il giovane della cantera e il leader fatto in casa, Nicola il temporeggiatore, ha dimostrato di saper cogliere l'attimo e non ha mancato il suo personale appuntamento con la storia, infatti è diventato il nuovo segretario di questo partito. E ancora vediamo, continuiamo a vedere le notizie in primo piano, una brutta notizia che ha sconvolto tanti giovani degli anni 80-90, addio a Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills. L'attore aveva 52 anni, ha fatto sognare tante ragazze e alla fine è morto con un ictus. Ancora ha stravolto tutti. E vediamo nella parte centrale della pagina, il capo di Amazon cambia dopo il divorzio, l'uomo più ricco del mondo. Infatti adesso si dedica proprio a muscoli, social e sogni spaziali, da nerd pallido e muscoloso come lo possiamo vedere qua, nerd divenuto appunto muscoloso e social. E infatti Jeff Bezos cambia immagine dopo la fine del suo matrimonio durato 25 anni, una vera e propria metamorfosi del capo di Amazon che riguarda anche i suoi nuovi interessi come il desiderio di diventare, pensate un po', astronauta. E insomma, tutto può accadere nella vita, si cambia e soprattutto quando succedono fatti importanti nella nostra vita che stravolgono i cosiddetti piani originali e poi all'improvviso ci si trova a far conti con quella che è la nuova realtà. Ma continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, Zingaretti e Grillini, primo flirt, questo è l'annuncio della verità, gli effetti delle primarie. Il neo segretario rottama infatti Renzi e inizia il corteggiamento al Movimento 5 Stelle, l'obiettivo spaccare il Movimento, aprire la crisi e poi andare al voto. Di Maio rifiuta l'aria e dice, il PD approvi con noi il salario minimo. E ancora vediamo quali sono gli altri fatti in primo piano sul caso Consip indagini irregolari, il CSM assolve infatti il PM Woodcock. E ancora un anno dalle urne, due marziani al potere, il gatto Salvini che gioca con Gigi, così definisce i due vice premier la verità. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, Fazio ha annuito a Macron per 1092 volte, zero domande e ascolti in calo. Intanto Parigi sta per destabilizzare l'Algeria creando un'altra Libia. E infine vediamo nella parte bassa della pagina, ancora il tenore è
questo la Scala di Milano rischia di diventare saudita per tenersi la poltrona. Pereira si allea infatti con Arabi e CGIL. Ed infine con Tarantini le escort entrano alla Consulta oggi il verdetto sulla Merlina. Insomma, ancora una volta si discute di case chiuse proprio per vedere in che direzione andare. Sembrava davvero una situazione che non sarebbe più ritornata in auge, ma a quanto pare il nostro governo sta premendo affinché questo ritorni ad essere. Ancora vediamo il Fatto Quotidiano. Domani l'Unione Europea celebra i 100 anni dalla nascita di Andreotti. Chissà se si ricorderanno anche del rapporto con la mafia fino al 1980. E andiamo a vedere l'apertura. Avvertite Zingaretti che su TAV Macron non mette un euro. Prima mossa del leader, sì, all'opera. E la Francia non ha stanziato le risorse per la sua parte, il che rende illegittimi, pensate un po', i bandi per i lavori. Oggi vertice di governo per decidere se fermare il TELT, la società che vuole avviare 2,3 miliardi di appalti. Il neosegretario corre a sostenere Chiamparino e l'infrastruttura in vista delle elezioni regionali. Ed ancora Marco Revelli, i numeri sono buoni, ma attenti a pensare che il partito sia vivo. Intanto un'intervista proprio Zingaretti con 10 domande al nuovo segretario. Complimenti al segretario del PD Zingaretti, eletto da 1.600.000 votanti alle primarie, e questo appunto annuncia il Fatto Quotidiano. E nella parte centrale della pagina, Woodcock, la vendetta renziana, punito per due frasi, inchiesta ok, il CSM censura il PM per un'intervista rubata e lo assolve intanto per le indagini. E ancora si va verso il reddito, da domani si potranno presentare le domande per il reddito di cittadinanza, adesso c'è il compromesso per sciogliere il nodo Navigator. E ancora nella parte bassa della pagina, femminicidio, la sentenza di Olga Matei, non tutte le tempeste emotive indignano uguale. Questo è il commento sulle sentenze di cui si leggono sunti di due righe sui giornali. È uno sport nazionale. Ora tocca al caso Michele Castaldo, il 57enne che ha strangolato la compagna. Olga Matei, titoli come femminicidio, pena dimezzata per tempesta emotiva, sono il fulcro di uno scandalizzato dibattito su quanto sia ingiusto ritenere un attenuante che l'assassino abbia agito in preda a questa ormai famosa tempesta emotiva. Insomma, la realtà è proprio questa, che si cerca di trovare qualsiasi escamotage per sensibilizzare l'opinione pubblica e per non far sembrare un efferato omicidio, semplicemente quello che è un efferato omicidio. E ancora continuiamo a vedere assumere fattorini in bici, Di Maio ancora contro il lavoro libero, ma resteranno disoccupati. Infatti il vice premier, chi consegna cibo a domicilio costerà come un dipendente, di fatto le aziende dovranno licenziare e ricevere la pizza, pensate un po', secondo quanto racconta appunto Libero oggi, sarà molto più caro. E ancora vediamo le altre notizie, eccoci qua, prete rifiuta soldi per gli italiani, la carità sia fatta agli stranieri, dice, però prima aiutiamo i connazionali. Insomma, le due vicende che riguardano una medesima medaglia e i due risvolti che si trovano addirittura nelle parole di un prete. Insomma, non credo che sia una questione di chi vada aiutato prima in termini di nazionalità, quanto piuttosto chi ha l'esigenza maggiore, sarebbe questa. Però ovviamente questi sono i fatti, ben diversi dalle opinioni. Ancora vediamo, così voglio battere i grillini, così viene rappresentato Zingaretti accanto a Di Maio, la missione di Zingaretti appunto viene annunciata tramite questa vignetta. I 5 Stelle abili nell'autogol, la ministra del Sud Lezzi per le sue terre dannosa, se non si realizza la TAV intanto facciamo Arachiri. E ancora nella parte bassa della pagina, eccoci qua, la proposta, pensate un po', di un parroco esorcista, mettere telecamere addirittura in oratori e ovviamente anche negli asili. E ancora, ecco, ogni rischio del mal di gola, un disturbo troppo trascurato, adesso i medici ci dicono prestate più attenzione e soprattutto non lasciate nessun sintomo in maniera silente. Ancora vediamo le altre prime pagine, ci spostiamo sul Tempo, il quotidiano di Roma, andiamo a vedere case a rischio, crollo a Ponte Milvio, i PM archiviano l'inchiesta sul palazzo Minuto Giugno 2016, perché deceduti i costruttori, ma la procura intanto scrive alla Raggi, il terreno è acquitrinoso, altri edifici possono sgretonarsi. E nella parte alta della pagina, nel riquadro di sinistra, vediamo un'immagine di Fico, il piano della Camera, stipendi dimezzati e contributi ridotti ai deputati, ecco i tagli ai rimborsi degli onorevoli. E continuiamo a vedere questa prima pagina, Zingaretti resta alla guida
guida del Lazio, ed ancora Francesco Serenità il giudizio, Bergoglio via il segreto sui documenti di Pio XII. E ancora nella parte bassa della pagina una notizia di cronaca: sbaglia contraccettivo, paga il medico, il dottore condannato in Cassazione, pensate un po', al mantenimento del bambino. Fatti sempre più assurdi che si trovano proprio sulle prime pagine e che forse dovremmo andare ad esaminare e analizzare per capirne il contenuto. Ancora vediamo quali sono i fatti in primo piano, questa volta ci spostiamo su Il Giornale e vediamo, eccoci qua nell'articolo di apertura, un anno fa il voto di Maio, ecco il conto, tra spread e borsa bruciati più di 170 miliardi di euro. E infatti TAV oggi è vertice decisivo nel governo e vediamo proprio qua, 4 marzo 2019, vediamo il livello della borsa, intanto cresce lo spread da sempre nello stesso periodo di tempo considerato, quindi esattamente un anno. Ed ancora nella parte bassa della pagina è quanto dicono i dati Auditel, ha indignato un po' tutti in intervista di Fazio a Macron, battuto però da Paperissima. Fazio infatti si ferma al 15,9, lo show di Canale 5 invece fa il 17%. Ed ancora vediamo nella parte più bassa, spese pazze, giallo verdi, 23.000 euro solo per i Rom. E intanto la decisione di Papa Bergoglio, gli archivi di Pio XII ormai dice inutile aprirli. Che Papa Francesco abbia deciso di aprire gli archivi segreti di Pio XII è una buona notizia. Però ovviamente che cosa racconta? Perché un popolo che non conosca la sua storia non conosce ovviamente quelli che sono i fatti e ha un limite a livello temporale proprio di quelle che sono le basi per poter andare avanti. Vi lascio solamente per qualche momento, lancio la pubblicità ma ritorniamo subito dopo, non andate via. When I finally got sober after 10 years old, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. Stuck up on the stage singing. Yeah, I know I sell your songs, I sell your songs. Oh, I know I sell your songs, I sell your songs. Just a singer, ooh, Eddie Blue shot. Get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no, cause the sooner the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. E ancora continuiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano, ci spostiamo adesso sulla Repubblica e andiamo a vedere che anche qui si parla di PD, infatti vediamo la dichiarazione che viene fatta da Zingaretti, il mio PD per governare, pronto al voto, niente giochi con i grillini, dice sì alla TAV, no alle autonomie, questa è la PAP. La parola del nuovo segretario del PD. E ancora vediamo Paola De Micheli, vice, l'offerta di Di Maio, convergenza sul salario minimo. Intervista intanto Enrico Letta, dopo 5 anni dice riprendo la
tessera. Ed ancora vediamo i primi passi della sfida ai 5 Stelle, tutto pronto, si continua proprio all'opposizione, e ancora vediamo come viene descritto Zingaretti in accordanza proprio con suo fratello, e viene titolato proprio così, i fratelli Montalbano. E ancora c'è più sinistra sotto i gazebo, considerato quanta affluenza c'è stata proprio domenica per queste votazioni, per queste primarie del PD, sicuramente c'è stato un movimento di massa che ha scosso molte coscienze, ma soprattutto la volontà di dare un'opposizione chiara al nostro paese. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina la sedia vuota di Bouteflika che tiene in pugno l'Algeria, il racconto che viene proprio enunciato da questa pagina, le proteste contro il clan del presidente. Ed ancora vediamo nella parte bassa della pagina una storia che viene raccontata proprio dalla Repubblica, perché i boss in fuga cadono sempre in casa. Questa è una realtà, vengono ovviamente stanati proprio nel loro luogo più sicuro, ma a quanto pare tanto sicuro non sempre è. E ancora vediamo un film che viene raccontato proprio da queste pagine, il gigante, il ragazzino e il diritto alla felicità. E proprio questa è la domanda che ci vogliamo porre oggi: qual è il nostro diritto ad essere felici, e soprattutto abbiamo un diritto a essere felici? Ponetevi anche voi l'interrogativo e magari dateci una risposta sulla pagina di Teleprima. E ancora continuiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano, ci spostiamo su Il Mattino e vediamo proprio dalla parte alta della pagina lo scandalo: Grotta della Sibilla nascosta dai rifiuti, senza custode, pensate un po', e ingresso sbarrato. E ancora l'Oca d'Oro in libreria, da Pulcinella a Caribano il teatro di De Simone che diventa adesso un'opera globale. E anche qui la morte di Luke Perry. E invece nell'articolo di apertura si parla di quota 100 e la chimera delle assunzioni, nonché il reddito che ora slitta a maggio. Sondaggio tra i capi azienda, c'è la crisi, solo il 6% disponibile al turnover. Da domani le domande per il sussidio, le prime risposte però solo alla fine del mese di aprile. Quota 100, i posti lasciati liberi non produrranno più lavoro, secondo un sondaggio tra i manager solo il 6% delle aziende sarà disponibile infatti al turnover. Intanto slitta a maggio il reddito di cittadinanza, da domani si potranno presentare le domande, ma le prime risposte, appunto, come abbiamo già detto in apertura, proprio attenderanno la fine del mese di aprile. E intanto le primarie Dem, Zingaretti sfonda anche in Campania, De Luca spiazzato verso il congresso, e infatti proprio così stavolta il governatore De Luca deve accontentarsi solo di una vittoria contenuta nella sua Salerno, non gli riesce la prova di forza su scala regionale, si avvia spiazzato al congresso, così racconta Il Mattino. Ed ancora il caso FCA dietro fronte della FIOM, stop allo sciopero, Pomigliano intanto è ripartita. Ed ancora vediamo il commento: il futuro del PD e il rischio del déjà vu. Ovviamente si è ottenuto un nuovo risultato per questo PD in seguito alle primarie, però sembra già qualcosa di visto. Ancora continuiamo a vedere la parte che riguarda lo sport, la rincorsa alla Juve parte dallo stadio, vediamo qual è il futuro del Napoli. E infatti della malanotta di Fuorigrotta non restano solo le immagini dell'espulsione di Meret per il fallo inesistente su CR7 e delle lacrime di Insigne per il rigore fallito. C'è soprattutto il peso di quei 16 punti di svantaggio che anche ufficialmente chiudono la sfida per lo scudetto 2019, ammesso che sia mai iniziata. Perché l'arrivo di Cristiano Ronaldo dopo 7 scudetti consecutivi della Juve lasciava intuire il percorso vero e proprio del campionato. E ancora ci spostiamo nella parte centrale della pagina, eccoci qua, il tramonto della Reggia senza guida, cancellati eventi e incassi dei privati. E infatti il focus è proprio puntato al calo degli ingressi fino alla decisione del direttore ad interim. E ancora una notizia di cronaca: Di Lauro il tesoro nel testamento del femminicida, l'ex vivandiere del boss, ho dettato i segreti della cassa a mia moglie, ma poi dopo averlo fatto
l'ha uccisa. E ancora il caso Consip, il CSM censura il PM Woodcock, violato il silenzio. E nella parte bassa della pagina, anche qui, si parla dei documenti segreti. Pio XII dagli archivi vaticani, arriverà un giudizio ora più sereno. Infatti Papa Francesco ha annunciato che fra un anno, ossia il 2 marzo 2020, il Vaticano aprirà il suo archivio segreto per gli anni relativi al pontificio di Pio XII. L'iniziativa è stata accolta con soddisfazione dalla comunità ebraica, ma se alcuni hanno ringraziato Papa Francesco, altri ovviamente hanno osservato che la verità storica su Pio XII è in sostanziale già nota e che la Chiesa dovrebbe chiedere pubblicamente scusa per i suoi silenzi proprio sugli olocausti. E ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali, ci trasferiamo adesso sulla prima pagina del Manifesto e vediamo nella parte alta il regime tira dritto, la protesta anche in Algeria, infatti non si placa la rabbia antisistema. E ancora vediamo cosa accade in Algeria, che non si ferma la protesta contro il quinto mandato presidenziale di Abdelaziz Bouteflika, che continua in tutto il paese. Dopo le manifestazioni oceaniche di venerdì scorso, ieri è toccato agli studenti riempire di nuovo le strade, ma già domenica sera che cosa è successo? Un nuovo caso della campagna elettorale aveva depositato il dossier per la candidatura del presidente presso il Consiglio Costituzionale. Insomma, sembra quasi che proteste su proteste servano veramente a poco. Ed ancora tutto gas verso il crack, il patto diabolico di Bouteflika. La crisi algerina racchiude infatti il fallimento di un sistema di potere in mano a un'elite, prima quella dei generali, poi una sorta di coalizione presidenziale nata in nome proprio di Bouteflika, tra burocrazia del petrolio e del gas, uomini d'affari, d'assalto, sindacalisti, politici compiacenti. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano, siamo pronti a vedere, eccoci qua, scopriamo l'immagine e soprattutto il titolo del Manifesto, che ogni mattina ci dice in maniera sintetica quello che racconterà sotto un treno questa mattina. Infatti il neo segretario del PD, eletto a furor di popolo, nega Zebo, promette il cambiamento, ma sulle proposte politiche recita il vecchio copione. E come opera prima Zingaretti canta l'inno al TAV con Chiamparino, mentre il governo cerca di uscire dal tunnel. Oggi intanto tutto pronto per il vertice a Palazzo Chigi. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, eccoci qua, USA di Trump, guai e fake news mentre Bernie va via. E infine dal Venezuela, ancora una volta, Guaidó torna a Caracas, un dilemma per Maduro. Sembra una situazione che ancora continua a destare preoccupazione e sembra non trovare una vera e propria conclusione. Ci spostiamo ora sulla stampa, andiamo in apertura di pagina. Zingaretti, Salvini affonda il nord. Di Maio stanzia 1 miliardo per l'innovazione, Giorgetti da Washington, flat tax e cantieri per crescere. Questo è quello che dice essere i due elementi fondamentali per potersi aprire verso una crescita che sembra al momento ferma. E intanto l'opposizione riparte da Torino, perché Nicola Zingaretti, dopo il risultato positivo delle primarie, ha scelto di cominciare proprio da Torino il suo nuovo impegno di segretario del PD. Ed ancora vediamo le altre notizie nella parte centrale della pagina, da Connery a Tutturro, il fascino perduto nel nome della rosa. Infatti ieri sera si è ripartiti con 1327, si comincia con una battaglia che non è certo quella del gladiatore, si capisce qualche piattonata e un po' di sangue che schizza, questo dalla nuova serie che sta arrivando, o meglio che è già arrivata ma sta tenendo incollate al televisore tante persone. Ancora ci spostiamo sulle altre testate nazionali, questa volta però cambiamo argomento, ci spostiamo sul mondo sportivo col Corriere dello Sport e vediamo che questa mattina si titola così: Roma tutto su Chiesa, City e Real su Zaniolo, la priorità è blindato ma c'è anche un piano B. Ed ancora, davanti a un'offerta clamorosa per la giovane mezzala, caccia all'asso della Fiorentina. All'interno di queste pagine scopriamo i due scenari. E ancora Dybala per Icardi, Maurito chiama la Juve, dall'Inter parte un'idea che è anche una provocazione, il capitano vuole solo l'Italia, ieri ha messo un like alla festa dei bianconeri ma a Torino potrebbe andare solo in cambio di Paolo. Ed infine nella parte bassa della pagina, Davide infinito, si parla di un anno senza storia
Pastori quante emozioni al suo paese, dove tutto il calcio ha pianto per lui. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, ci spostiamo ancora una volta su una testata sportiva, qual è Tutto Sport, e vediamo nella parte alta della pagina. Toro, ripeti la festa, lo spettacolo di domenica merita altre repliche. Tante donne e famiglie al completo per uno stadio sempre pieno. E vediamo una foto di Ronaldo, cambia la Juve. La plateale reazione di CR7 nel dopopartita a Napoli ha scosso la squadra e Allegri chi gli ha dato ragione. Per ribaltare la sfida con l'Atletico serve una mentalità europea, vietato abbassarsi troppo e rinunciare a quelle che sono le ripartenze. E ancora si parla di Icardi, ormai è divenuto un caso, disastro firmato Vanda. Cassano a muso duro, all'Inter non sono pazzi, la signora crea solo problemi parlando di Spalletti e della squadra. E ancora vi lascio a qualche attimo di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito dopo sui fatti che riguardano proprio il nostro territorio. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Songs, sell your songs. Oh, I know. Sell your songs, just to see that. Ooh, Eddie blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no. Cause as soon as the sun comes up, and words my excuse, but the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci già pronti per vedere quali sono i fatti che riguardano proprio la regione Campania. Partiamo questa mattina da Napoli e vediamo scuola, la crisi del Densa. Entro 2 anni, pensate, lo storico istituto chiuderà. Posillipo infatti, calo continuo di iscrizione, una sentenza sul canone IMU obbligano i padri Barnabiti alla chiusura. E infatti cala mestamente il sipario sull'istituto Densa Posillipo. A giugno scatta la prima tappa della dismissione, chiudono le aule per la scuola dell'infanzia e anche le elementari. Poi toccherà alle medie l'anno prossimo, entro il 2021 sarà chiuso definitivamente anche il liceo. Una decisione dovuta al calo verticale delle iscrizioni per effetto sia della denatalità sia della crisi economica, a cui si è unita la tegola più grave, ossia la sentenza che costringe il Densa a versare oltre 1 milione per il canone IMU e gli arretrati, verdetto definitivo dopo la pronuncia della Cassazione. È questa veramente una fine storica per una struttura che è stata per anni un vero fiore all'occhiello di Posillipo. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano che arrivano da Napoli. Università in carcere, la direttrice di Secondigliano, sogno la laurea per i miei detenuti. A parlare Giulia Russo, nel 2018 in 27 si sono diplomati, con polo universitario c'è stato un effetto moltiplicatore. Infatti io sogno, anzi credo, che un mio detenuto possa laurearsi dopo aver seguito un corso durante la detenzione. Penso ai sorrisi
Rosetti Beffardi quando si iniziò a parlare di istruzione superiore, eppure solo nello scorso anno ben 27 detenuti di Secondigliano si sono diplomati. È davvero entusiasta Giulia Russo, direttore del penitenziario Pasquale Mandato di Via Roma verso Scampia a Napoli. Insomma, sempre più verso una riabilitazione dei detenuti che comunque trovandosi in carcere hanno un'opportunità grande per potersi rivalere e soprattutto per cambiare vita. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo sulla cronaca, tesoro del boss di Lauro, il giallo del testamento, e infatti vediamo proprio qui le ha dettato le ultime volontà, un testamento nel quale anche ha fornito alcuni segreti proprio sul tesoro di Marco Di Lauro. Le ha confidato i nomi dei soggetti che custodiscono pezzi di quel tesoretto riconducibile all'uomo sfuggito agli arresti attraverso una latitanza durata 14 anni. Retroscena drammatico del weekend alle porte di Napoli quando Salvatore Tamburrino decide di impugnare la pistola e poi fare fuoco. Non per uccidersi, sconsolato per la decisione della moglie di interrompere la relazione, ma per ammazzare la donna che amava, colpendo a morte la 33enne Norina Matuzzi. Ovviamente quando leggiamo la donna che amava non possiamo assolutamente essere d'accordo. Ancora continuiamo a vedere gli altri fatti in primo piano, ci spostiamo sulla terra dei fuochi, arrivano infatti i droni per l'ultima sfida e lo vediamo proprio in questa immagine, carabinieri alle prese proprio con un drone, e infatti la lotta contro i roghi tossici e gli sversamenti illegali di rifiuti riparte con i nuovi droni in dotazione ai carabinieri. Uno strumento ad alta tecnologia in grado di sorvolare vaste aree del territorio e proiettare così in tempo reale le immagini catturate dall'alto. I nuovi dispositivi acquisiti per stanare incivili, furbetti degli sversamenti di rifiuti e anche piromani sono stati presentati ieri a Marano in via Migliaccio nel cuore dell'area industriale. Il PIP realizzata dall'impresa famiglia Cesario di Sant'Antimo è finita qualche anno fa al centro di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia. E ancora continuiamo a vedere i fatti che arrivano dalle altre testate online, ci spostiamo su un quotidiano che racconta i fatti di Avellino e vediamo che cosa accade proprio in primo piano, e vediamo che ci troviamo oggi all'ultimo giorno di carnevale, ma tanti sono stati i sequestri proprio in relazione a questa festa tanto amata non solo da bambini ma anche dagli adulti per i suoi colori e per le sue ovviamente maschere. E vediamo infatti contraffazione, sono circa un migliaio i prodotti di fabbricazione cinese, principalmente vestiti, maschere, parrucche, bombolette spray, accessori e giochi di tutti i tipi che pronti alla vendita sono stati in realtà sequestrati dai carabinieri in quanto ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti. Prodotti quindi potenzialmente pericolosi, nello specifico all'esito del controllo effettuato presso alcuni negozi di Atripalda, Ariano Irpino, Mirabella Eglano e Grotta Minarda, i militari hanno rilevato soprattutto irregolarità connesse con la detenzione e la rivendita di vari prodotti riportanti marchi contraffatti o privi del marchio di conformità, cioè che deve essere riportato appunto su ogni confezione, ovviamente lo stiamo a dire semplicemente per chiarezza, comunità europea. E ancora continuiamo a vedere gli altri fatti in primo piano e vediamo ancora, si parla di cronaca, una brutta notizia di cronaca, e vediamo infatti che il 26 febbraio fu salvata prodigiosamente dalle fiamme divampate nella sua abitazione di Greci, le ferite riportate però non hanno consentito a una 75enne di sopravvivere. Morta infatti all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, nella piccola comunità di Greci si è pregato fino all'ultimo nella speranza di vederla in vita, ma le complicanze sono aumentate con il trascorrere dei giorni. L'incendio aveva interessato un caminetto all'interno della sua abitazione a pochi passi dalla chiesa madre in via Breggio. Insomma, tanti tentativi fatti ma nulla di riuscito. Ancora vediamo le altre notizie di cronaca, ancora un fatto terribile, e vediamo che riguarda una giovane donna. Salerno, cade dalle scale di casa, muore Federica Ruocco. La giovane di 24 anni è stata infatti trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove però è
immediatamente deceduta e la vediamo ritratta in questa immagine. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, vediamo quali sono le altre notizie, ci spostiamo sulla politica, proprio vediamo che cosa è accaduto in queste giornate, in particolare ieri, primarie PD Martina vince a Salerno, Zingaretti primo in diverse città e vediamo infatti i tre membri del Partito Democratico che si sfidati proprio domenica per diventare segretari. Maurizio Martina vince, Mano Stravince in provincia di Salerno, feudo del governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale al contrario delle precedenti primarie questa volta non si è recato al seggio di Via Carmine per esprimere la sua preferenza, nonostante il figlio Piero e larga parte dei suoi fedelissimi fossero in campo a sostegno del segretario dimissionario uscente. E questo è appunto quanto accaduto in questi giorni e soprattutto ieri. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ancora una notizia di cronaca, vediamo che parliamo di un operaio in un'azienda, ma nello stesso tempo, pensate, latitante da anni arrestato, polacco a Scafati. Era infatti ricercato dal 2014, quando l'autorità giudiziaria polacca aveva messo nei suoi confronti un mandato d'arresto europeo con l'accusa di rapina in concorso ed anche lesioni. E ancora ci spostiamo sulla città di Caserta, andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano e vediamo che si parla anche qui in apertura di cronaca, omicidio Tondi, il medico sposta l'orario della morte, andiamo a vedere proprio che cosa è accaduto e vediamo infatti che la notizia è questa, Katia Tondi sarebbe stata uccisa intorno alle 20. Questa è la conclusione a cui è arrivato Giuseppe De Rosa, il medico legale nominato dalla difesa di Emilio Lavoretano, il marito della donna finito sotto processo con l'accusa di omicidio. De Rosa è escusso dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale di Santa Maria Capovetere, presieduto dal giudice napoletano, ha dato una chiave di lettura ben diversa rispetto a quella fornita dagli altri medici. 40 del 118 Serino, medico legale intervenuto sul posto intorno alle 22, saliva consulente della procura, che sono concordi nel fissare l'ora del decesso tra le 18 e le 19, una questione nodale per l'intero processo, un'ora di importanza fondamentale per dimostrare la colpevolezza o l'innocenza di Lavoretano di Santa Maria Capovetere. Insomma, ancora tutto in divenire per questa vicenda che tiene tutti con il fiato sospeso. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, le vediamo proprio nella prima pagina Caserta News, shock in comune, sindaco minacciato con una pistola, arrestato un ventenne. Adesso è accusato di minacce a pubblico ufficiale. Ancora vediamo l'incidente, muore a 17 anni, l'automobilista però negativo ai test per droga e alcol, intanto nominato il medico legale che dovrà effettuare l'autopsia sulla salma del ragazzo, cioè Carmine. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo proprio nella parte bassa della pagina e vediamo il report, documenti falsi ai terroristi, il business della camorra nel dossier degli 007, la relazione dei servizi segreti al Parlamento proprio sull'affare immigrazione. E da Mondragone, fermato con una pistola, scarcerato il gestore del bar. Cenami infatti ha ammesso di aver comprato l'arma da un bulgaro. E ancora sull'attualità, vediamo anche da qui un drone con occhi di fuoco per controllare la terra dei fuochi. Infine il blitz, beccato con 35 kg di bionde di contrabbando sulla Nola Villa Viterno e i carabinieri lo hanno fermato a bordo della sua Alfa Romeo. E così è finita questa vicenda di questo trafficante. Ancora vediamo le notizie in primo piano che ci arrivano proprio da Caserta, ci spostiamo adesso su Caserta prima pagina e vediamo le notizie in primo piano e vediamo infatti paura durante il carnevale, consigliere ferito per i festeggiamenti. Vediamo di chi si tratta, eccoci qua, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Nola dove i medici l'hanno sottoposta ad alcune radiografie ed infine ingessata. Brutta disavventura per il consigliere comunale di Portico di Caserta, Venere Russo, che domenica pomeriggio infatti è stata vittima di un incidente a Saviano in provincia di Napoli dove era con alcuni amici per festeggiare il carnevale. La consigliera infatti è caduta a terra sbattendo con violenza il bacino mentre stava partecipando a un semplice gioco, un volo sull'asfalto particolarmente duro tanto che il Russo non riusciva addirittura più ad alzarsi. Sul posto è intervenuta immediatamente l'ambulanza che l'ha soccorsa e portata appunto a Nola. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano proprio su questa testata tutta casertana, minaccia due vigili urbani per una multa, automobilista condannato. Ed eccola qua la multa, la vediamo nell'immagine e vediamo anche che proprio
Giulio è stato condannato per aver minacciato questi agenti della Polizia Municipale di Caserta che gli avevano elevato una contravvenzione. Sembra davvero uno scenario di altri tempi, soprattutto di un film. La sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria a Capo Vetere, Alessandro De Santis, a carico di Vincenzo Colacchio, 64 anni, l'uomo nell'ottobre 2016 si rese infatti protagonista di un'aggressione verbale a carico di due vigili urbani che si sono costituiti nel processo con l'avvocato Paolo Falco, che gli avevano elevato una contravvenzione. L'automobilista, rifiutandosi di firmare l'atto ufficiale, si avvicinò minacciosamente ad un agente e gli disse: "Maccarone, non sei nessuno, se ti togli questa divisa ti faccio vedere io cosa ti combino". Per questo motivo fu denunciato per minaccia al pubblico ufficiale ed il processo si è concluso con la sua condanna a 4 mesi di carcere e dal pagamento delle spese processuali. Insomma, una vicenda che ci ricorda un film di Alberto Sordi, in cui lui era proprio il militare inteso con il ruolo di salvaguardare il traffico cittadino, eppure si trovò a sua volta una persona che gli continuava a dire: "Non mi puoi elevare una multa perché tu non sai chi sono io". Insomma, da quel momento non sono passate tante di vicende, però ancora le persone si rifiutano di rispettare molto spesso l'autorità. E anche per oggi l'edizione della rassegna stampa termina qui. A voi tutti un grazie per essere stati con noi e soprattutto vi invito a seguire i programmi di Teleprima, ricordandovi sempre che come ogni giorno la rassegna stampa è offerta da Tecnocampus. A voi tutti una buona giornata e continuate a seguirci anche con le notizie flash. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.